Amici degli Chef in Camicia, bentornati in cucina. Oggi ricettina semplice semplice, realizzeremo una focaccia dove l'acqua sarà molto protagonista. La utilizzeremo in tre momenti differenti, in tre modi diversi. Cominciamo. Questo impasto, ragazzi, ha un'idratazione al 50%, quindi bassina. Su mezzo chilo di farina vado ad aggiungere 250 grammi di acqua. Noi qui a Chef in Camicia per l'acqua ci affidiamo ai dispenser di BVT che ci permettono di avere in qualsiasi momento acqua depurata, sia naturale che frizzante. Quindi acqua direttamente in ciotola, sto utilizzando un'acqua naturale, temperatura ambiente. Proseguo poi sciogliendo lievito. Lievito di birra per la nostra bella focaccia, lo andiamo a briciolare così, con un cucchiaio, anche con le mani se volete, però io intanto inizio a mescolare con un cucchiaio. Una volta che tutto il lievito sarà sciolto, aggiungiamo la farina. Aggiungiamo, raga, un po' alla volta, ok? In questo modo. E mano a mano che lo andiamo ad aggiungere vi renderete conto che l'impasto può sembrare molto molto duro. Quindi dici ok, ho sbagliato qualcosa. No, perché più lo lavorate più l'impasto poi si ammorbidirà. Se necessario, quando vedete che l'impasto inizia a essere duro e non si riesce a lavorare, fatelo riposare 5 minuti, lo coprite con una pellicola e poi ricominciate ad impastare. Così vedete, iniziamo a fare prima una pastella un po' abbastanza omogenea, sciogliendo quanti più grumi possibili. Riprendiamo incorporando ancora farina e impastiamo. Io consiglio sempre, ragazzi, di fare questi impasti in planetaria. Perché? Perché bisogna lavorarli veramente tanto e magari è stancante. Se avete una planetaria a casa, lo lasciate impastare per almeno un quarto d'ora buono, in modo che si formi una bella struttura dell'impasto, una buona maglia glutinica, e il risultato sarà sicuramente ottimale. Ok, lo vado a trasferire su un piano da lavoro e vado ad impastare con molta pazienza, con molta energia. Ecco, già mi fa male la mano, ve l'ho detto, ragazzi, dovete usare la planetaria, non ci abbiamo l'età per fare sta roba, non come le nostre nonne che stavano sempre ad impastare. Quando risulterà liscio omogeneo, cosa dovete fare? Lo dovete rimettere un'altra volta in padella. No, non è la padella. Lo dovete mettere un'altra volta all'interno della vostra bowl e aggiungete prima cosa il sale, poi un cucchiaino di miele e poi l'olio. Io il grasso lo aggiungo sempre alla fine. Ci sono due filosofie, o all'inizio insieme all'acqua o alla fine. Io preferisco sempre aggiungerlo alla fine. E qui inizio a impastare ancora, avendo pazienza e delicatezza di far reincorporare un'altra volta i liquidi all'interno del composto, dell'impasto. La nostra bella pagnottella è pronta. Come avete visto, ci vuole un po' di olio di gomito per far incorporare appunto l'olio. Se lavorate in planetaria, come vi dicevo prima, sarà sicuramente un po' più facile. Ciotola trasparente, quella di prima, ancora un po' sporca d'olio, non fa niente, anzi meglio. Copriamo con pellicola, facciamo lievitare per 3-4 ore, non di più. E guardate qua, ta-ta, ragazzi, cassetto delle meraviglie. Io ovviamente per motivi di tempo ce l'ho già lievitato e guardate qua, è praticamente raddoppiato del suo volume ed è proprio quello che ci serve. Questo ovviamente non si butta, lo mettiamo da parte e ce lo mangiamo magari stasera, perché no? Guardate qua, raga, che bello, e ha una consistenza pazzesca. Poi guardate qua quante bolle dopo 2-3 ore di lievitazione, veramente bello. Lo vado a versare qua, lo vado un po' ad aprire senza stressarlo troppo però, perché non vogliamo perdere tutta l'aria che ha già dentro. In una teglia, raga, da questo cassetto esce qualsiasi cosa. Manca l'olio però, dov'è l'olio? Andiamo ad aggiungere olio e andiamo a rimettere questa bella focaccia dentro, e senza dargli una forma omogenea, la dobbiamo lasciare semplicemente qua. La ricopriamo con pellicola e la facciamo lievitare un'altra ora. Ok, ci vuole un po' di pazienza, raga, però il risultato ve lo giuro che sarà veramente veramente buono. Eccola qua, raga, un'ora è passata, ha raddoppiato ancora una volta il suo volume e ha preso la forma della teglia. Guardate qua. Ora con la punta delle nostre dita andiamo a fare dei piccoli solchetti, buchini, all'interno della focaccia stessa e poi siamo pronti per cuocerla. Ok, una volta che abbiamo i nostri solchetti, ci siamo quasi. Io che vi avevo detto all'inizio del video che l'acqua in questa ricetta era protagonista. Andremo a fare due cose. Soluzione di acqua e sale
un litro d'acqua, 22 grammi di sale e andiamo a spruzzare tutta la superficie. Questo cosa ci permetterà? Ci permetterà di avere sicuramente un risultato ancora più morbido della nostra focaccia e inoltre la superficie tenderà non a bruciarsi ma a cuocersi omogeneamente, così come tutta l'altra parte della focaccia. E inoltre, contenendo sale appunto, oltre che acqua, darà quella sapidità in più, anziché mettere il sale magari in granelli. Ma non è finita qua. Un'altra teglia piena d'acqua la andiamo ad adagiare sulla parte bassa del forno e poi sopra, in un altro ripiano, andiamo a inserire la nostra focaccia. Questo permetterà di creare una cappa leggera di vapore. Il risultato, raga, ve lo giuro che sarà eccellente. Inforniamo e ci vediamo tra 20 minuti a 190 gradi. Ciao! Mentre la nostra focaccia cuoce, raga, mi vado a preparare un po' di condimenti, di guarnizioni. E come la mangereste voi la vostra focaccia tipo, se non pomodoro, olive e origano? Quindi, levando questo condimento, qual è il vostro condimento preferito? Io ce l'ho: stracchino, mortadella e pistacchio. Vediamo se non è pure il vostro, magari la fate con la burrata, insomma. Però, quando ci sono questi tre ingredienti insieme, il risultato è assicurato. Cosa vado a fare? Lo stracchino lo vado a mettere all'interno di una ciotola un po' più ampia e lo vado a lavorare con un po' di panna. Piccola tips: lo stracchino l'ho precedentemente setacciato in modo che magari non ci sono eventuali grumi o cose così, e poi quando andiamo a masticare insieme alla focaccia calda il risultato sarà ancora più rotondo, ok? Mescoliamo bene energicamente. Ecco qua, in questo modo. Sale no, perché lo stracchino, raga, è già abbastanza sapido ed è ben bilanciato. Sto mettendo il sale. Pepe però sì, che aiuta a dare quello sprint un po' più speziato alla nostra cremina. Andiamo semplicemente ad inserire all'interno di un sac à poche, così, con la punta rigata, così dopo quando dobbiamo farcirla sarà molto più facile e più comodo. E voilà, eccolo qua, guardate qua. Senza fare un casino come sto facendo io, la mettiamo da parte. E a questo punto, raga, credo che la focaccia sia quasi pronta. Guardate qua che bella. Ha una cottura molto omogenea, come vi dicevo, quindi non è troppo carbonizzata sulla superficie. Questo grazie all'acqua che abbiamo spruzzato in superficie. Se vedete che durante la cottura inizia a colorarsi la superficie, ma all'interno è ancora un po' crudo, tirate fuori, spruzzate un po' d'acqua e rinfornatela. La andiamo quindi a capovolgere così. E se l'avete oleata bene, raga, teoricamente, eccola qua. Guardate che bella, soffice, soffice, soffice. La andiamo a girare senza bruciarvi, appunto. E poi la andiamo a tagliare. Facciamo dei quadratini che poi, infine, andiamo a farcire con i nostri condimenti che abbiamo scelto. Ragazzi, guardate qua che spettacolo, super colorata e sicuramente anche buona. Vado ad assaggiarci. Raga, che dirvi, questa tecnica di utilizzare appunto l'acqua in tre modi diversi ti aiuta a rendere poi la focaccia davvero soffice, morbida, e poi raga, con questo topping qui sopra è vincere facile proprio. Vado a mangiarmela di là, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!